Presidente, il Senato oggi è chiamato a esaminare il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, di conversione in legge del decreto legge 22 giugno 2018, numero 73, recante disposizioni straordinarie urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del Tribunale Penale e della Procura Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità da parte del Comune di Bari degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari. Il testo dell'esame non è stato oggetto di modifica da parte della Commissione Giustizia. Nessuno degli emendamenti presentati, infatti, è stato approvato. Nel corso della discussione non sono mancati rilievi critici sul provvedimento, il cui contenuto tenterò di riassumere nella illustrazione che mi appresto a svolgere. Nel merito, il decreto legge in conversione consta di 3 articoli. L'articolo 1,1 stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti in qualunque fase e grado davanti al Tribunale di Bari e del corso della relativa prescrizione. Per i procedimenti penali pendenti, il decreto non chiarisce espressamente a quale data tali procedimenti debbano risultare pendenti, ma per questa ragione sarà presentato un ordine del giorno ad hoc che mi riservo di illustrare meglio nel prosieguo. Il decreto legge sospende i termini di durata delle indagini preliminari, i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e decadenza, i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni. Si tratta di sospensioni che, a differenza di quanto denunciato da alcuni colleghi dell'opposizione, non minano affatto il diritto alla difesa, ma anzi per larga parte ne sono a garanzia. Si tratta pertanto di una sospensione che non opera per tutti i procedimenti, a ben vedere infatti il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni. In particolare la sospensione non opera per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionale garantito alla libertà personale, la sospensione non opera in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo, nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare. Tale sospensione inoltre non opera anche con riguardo ai processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare personale in presenza di profili di urgenza valutati dal giudice procedente. Quest'ultima previsione, mi permetto di ricordare, è stata inserita dalla Camera nel corso dell'esame in sede di conversione e non è stata modificata dalla Commissione Giustizia del Senato. L'articolo 2 del decreto reca poi la clausola di invarianza finanziaria, che ritengo opportuno leggervi testualmente. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Mi pare evidente che tale articolo fughi ogni dubbio circa la presunta eccessiva onerosità delle misure contenute nel decreto in conversione. In merito alla congruità della clausola di invarianza finanziaria, mi permetto altresì segnalare all'Aula che proprio nella giornata di ieri si è espresso favorevolmente, approvando un parere non ostativo sul testo del decreto, anche la Commissione Bilancio. L'articolo 3 contiene infine la norma relativa all'entrata in vigore. Prima di concludere il mio intervento, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni su una questione che è stata particolarmente discussa sia alla Camera che al Senato. Vorrei precisare, per conto di tutti, che l'individuazione dell'immobile da destinare alla nuova sede del Tribunale Pugliese è una questione che esula completamente dal decreto in conversione. Il provvedimento, lo ribadisco, si propone di affrontare responsabilmente danni che altri hanno compiuto negli anni e attraverso una misura straordinaria della sospensione
sospensione che, come ribadisco, opera per un lasso di tempo estremamente limitato, stiamo parlando di tre mesi, opera per fronteggiare una situazione emergenziale che vede impossibile lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nella città di Bari. Grazie. Grazie, senatore Pillon. Dichiaro aperta la discussione generale. Il primo iscritto a parlare è il senatore Misiani. Ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Il relatore ha...